mi ha detto no gasolio. Inizia questo secondo giorno di guida folle. Ah, io, una cosa che non vi ho mai fatto vedere, e sentivo un odore di pesce. Ma no, sto per morire. Inizio a vedere se c'è qualche meccanico che mi... Tre ore. Siamo proprio all'interno dell'oasi. Ed è tornato il momento di iniziare a risalire il Marocco. Quindi dall'ultimo parcheggio al famoso PK25, che bella costruzione che stanno facendo, risaliamo e oggi ci spareremo un 400-500 km buoni, almeno questa è l'idea, perché così abbiamo la possibilità di tirare via tutto quel deserto che abbiamo fatto appunto all'andata, dove sostanzialmente non c'è grandi cose da vedere. Quindi andiamo. Ci siamo fermati a fare il pieno e ci siamo accorti che in questa regione qua non c'è energia elettrica. Perché? Perché nel distributore prima, che è qua un chilometro prima, che costava un po' meno, e mi ha detto no gasolio. Cioè, vabbè, ho detto che è strano, ho detto si vede che l'hanno finito. E adesso siamo qua in questo splendido distributore, mi ha detto aspetta che vado a accendere il generatore. Ah, adesso ho capito. Sì, plan, merci. E facciamo il pieno, che ci abbiamo a fare un po' di chilometri oggi. E costa la bellezza di 11,51. L'altro costava 11,08, se non sbaglio. Diram, che equivale più o meno a 1,05, 1,06 centesimi. Più o meno, dipende dal cambio. Si è abbassato da quando siamo entrati. Nel sud si abbassano i prezzi. Penso ci siano meno tasse, non lo so. Rientrando, adesso risalendo, sicuramente si alzeranno di nuovo, quindi torneremo sui 12-13, questo è. Adesso faccio il pieno, pago e... io, una cosa che non vi ho mai fatto vedere, io ho un libricino qua dove mi segno tutti i pieni che faccio, i cambi d'olio, la manutenzione quando aggiungo olio, così per tenere traccia dei chilometri che faccio e dei consumi che ho. E così, sono un po' matto, ma lo faccio che mi piace. Andando giù e passano le macchine dell'ONU, il sole sta andando giù e mi sa che dobbiamo cercare un posto dove andare a dormire, si è fatta una certa. Vedo solo strade, sabbia, vabbè dai, ci ficcheremo da qualche parte. Andiamo.
come siamo combinati, ragazzi. Abbiamo dormito in questo parcheggio, che c'era un vento ieri sera incredibile. Abbiamo fatto, come sapete, appunto i 400 km. Oggi ce ne aspettano altri 300, sono noiosissimi, me la risparmio tutta la strada. Arriviamo a Tam Tam, dove l'idea è di fermarci in un campeggio, perché voglio appunto sciacquare le taniche, che poi alla fine oggi non l'ho fatto, proprio perché abbiamo deciso di fare altri 300 km. E sperando che il vento oggi ci assista, perché ho consumato come un Ferrari, quindi meglio che oggi il vento non rompa. Infatti partiamo presto, perché di solito nel pomeriggio si intensifica tanto. Segnato sulla mappa 4 ore, quindi vuol dire che ci metteremo qualcosa in più, anche perché faremo sicuramente delle pause, quindi in 5 ore suppongo che dovremmo arrivare a destinazione. E poi mi rilasso un attimo. Marina è qua che è sconvolta. Inizia questo secondo giorno di guida folle per uscire dal Western Sahara, però tra 5 ore dovremmo essere oltre il confine teorico. Il confine teorico penso 2-3 ore lo passiamo, perché ho visto, Tam Tam è già oltre. Vabbè, i confini sono molto labili, dipende da quale mappa la guardi. Detto questo, andiamo. Va bene, andiamo, dai. Ieri mi sono fermato in questa resort che ero stanco e ho fatto giusto così mezz'oretta di riposo e sentivo un odore di pesce, vedevo delle sardine per terra e non riuscivo a capire. Mazza che bordello. Finché a un certo punto stamattina ho provato a guardare meglio e adesso ve le faccio vedere. C'è praticamente la strada qua, no? Tu sei con l'autostrada, no? Qui c'è la strada che entra qui dentro, vai lì e poi riesci. È una strada unica. C'è tutto questo scolo qua di fianco. Ok? Praticamente che cos'è? Un'area di scarico, ok? Dei camion che trasportano pesce e probabilmente rilasciano acqua e prima di arrivare in città, non so se li devono lavare o pulire, vengono qua in mezzo al deserto e li scaricano. Ora c'è un odore di pesce marcio che fa paura. E ieri avevo sentito, non come questo, e lì davanti c'è giusto un camion che sta scaricando. Vediamo se riesco a zoomare, ve lo faccio anche vedere. E quindi qui ci sono delle aree di sosta per scaricare l'acqua residua dei camion frigo. Adesso vi faccio vedere. Ah, era già chiuso, però il camion era questo qua, vedete, che sta scaricando. E quindi, visto che abbiamo sentito questo bello odore di pesce marcio con degli uccelli che si nutreranno anche di questo pesce buttato lì, adesso ripartiamo e niente, vi ho dato questa curiosità. Non ci sono gli autogrill, ma ci sono le aree di scarico dell'acqua di pesce marcio. Che puzza. Ci sono delle sardine. Allora, se mi cade il telefono sono morte. In mente di entrare. Ancora adesso si sente, mamma mia, l'odore del pesce marcio, una roba al sole, poi
va Mauri? Va a cercare le pentole per il tagine. Però erano a destra, non so perché andato a sinistra. Le pentole sono a destra. Adesso entra in tutti i negozi. Missione di oggi: comprare una pentola tagine, possibilmente in acciaio, possibilmente a induzione. Originale, fa vedere. Allora, questa qua è la padella non in coccio, che è quella originale in coccio, in alluminio per fare tagini, con tanto di sabbia dentro e probabilmente qualche cucaraccio. Questa adesso va trattata, bruciata, come si suol dire, preparata, vedrò come si fa, e la metti sul gas, metti quattro cose, poi ve lo farò vedere e te ne scordi. Mi hanno pagata 3 euro. Perché l'ho presa? Ieri sera dei ragazzi italiani, che l'hanno cucinata loro, mi ha fatto vedere la semplicità nel cucinare. Spero di riuscirci. Ma soprattutto quanto è sano, perché non metti nulla. Poi farò la ricetta. C'è giusto un filo d'olio, ma in teoria non si dovrebbe mettere neanche quello. E quindi è una cucina molto sana che, secondo me, in qualsiasi parte del mondo, un po' di carne piuttosto che solo di verdure ti risolve il problema, perché la metti sul fuoco lento e te ne scordi. Quindi è una soluzione anche per cucinare in maniera diversa cose sane. È facile, metti tutto crudo, giusto magari un po' di sale, due spezie se ne vuoi, e te lo dimentichi lì. Proveremo. Sì, vai al. Dell'Italia. Ciao. Buongiorno. Ciao. Lui, eh? Oggi Mauri ha deciso ha deciso di lavare bene i vetri, perché stiamo partendo alla volta del centro Marocco. Sicuramente oggi usciamo dalla zona costiera del Sahara,
quindi via la salsedine. Fa niente, per i vetri va bene. Sulfurea. Mamma mia, è enorme questa cosa. È ecco, bella, qua nel campeggio vengono a venderti. No. Questa cosa enorme. Attenzione. No, le scocci. Dai. No, perché mi cade, lo so già. Mi spavento poi. Un chilo e mezzo luna. Aveva l'antenna. Come tutta pelle? Said. Maurizio. Vedi, per quello mi spavento io. Attenzione. Quanto costa? Stilo. Addio. Quella. 4 0 400 l'omar 200 20 euro e 40 euro più o meno, o meglio un po' di meno. Incredibile. Oh. Un chilo e mezzo attori sì. No, il marocchino. Madre mia. Bene ragazzi, usiamo la cartina che ci aveva regalato, non so se vi ricordate, in una puntata, una coppia di anziani tedeschi. E abbiamo visto che questa cartina ovviamente non ha le strade aggiornate. Però, giusto per farvi capire che le cartine sempre ci aiutano. Noi siamo esattamente qua a Lovatia. Andremo verso Tamtam, faremo sempre la nazionale, la N1, fino a Guelmin. Poi, qua segna la strada principale, ma sappiamo che ce n'è una nuova che da Guelmin va verso Assa. E poi gira sotto. Sceglieremo questa qua perché ha dei dislivelli inferiori, quindi io vi invito di fare un po' di salite. L'idea oltretutto è, se trovo un meccanico, fermarmi, perché continuo a gocciolare olio. Sinceramente ho un po' olio dappertutto sotto e ne continuo a buttare dentro. Dove perde olio comunque è un punto alto, quindi comunque ne rimane dentro. Non arrivo proprio quasi al minimo, però ce n'è di olio. Quindi per evitare problemi inizio a vedere se c'è qualche meccanico che mi ispira. Spero di trovarlo, se no so che andando avanti, arrivando a Zagora, che sono 800 km, là sono molto preparati, perché oltretutto è l'arrivo o comunque una delle tappe della Maroc Challenge, quindi ci sono tanti meccanici, 4x4, insomma sono abbastanza bravi. Quindi adesso valutiamo un attimino se per strada c'è qualcosa di interessante, bene, se no continuiamo. Quindi, riassumendo, il nostro viaggio parte una terza fase. La terza fase è iniziare ad andare verso l'interno e dall'interno iniziare a vedere quelli che sono città imperiali, oasi e tante belle cosucce, tra cui un caldo dell'ostia, perché abbandoniamo la costa che è fresca e all'interno sappiamo già che iniziamo dai 30 gradi in su, quindi vabbè, ci saranno nottate di sudore e passione. L'idea è questa qua, quindi andiamo ragazzi, dai, tutti assieme, però mangiate meno perché qua non riesco ad andare avanti col peso, dai, su, andiamo. Mezzogiorno, 32 gradi e passa, col 12% di umidità. Rieccoci alla rotonda dei cammelli. Sono dromedari. Ma perché non lo capisci? Dromedari, ok. Questo vuol dire che da qui in poi siamo ufficialmente fuori dal Western Sahara. Esatto. Forse ci hanno chiesto la Fish the Police 2-3 volte, noi abbiamo dato i passaporti e non c'è stato nessun problema. Sì. Andiamo a Guelmin. Che la prima cosa interessante a Guelmin sono i supermercati per comprare cose da mangiare. La prima cosa interessante è il supermercato. E poi si trova una pizzeria. Addirittura. Così. Una pizza. Comunque ieri sera non l'ho ripresa, ma io ho fatto il primo tagine di Maurizio, che è venuto buono, ma devo ovviamente conoscere la padella per non bruciarla, l'ho tenuta troppo bassa, ci ho messo più tempo, migliorerò. Tre ore per mangiare. Due ore e mezza e comunque non si è bruciato, è venuto buono, però devo fare delle modifiche, ho capito un paio di cose, vedrete, quando sono a punto vi faccio vedere la ricetta. Fai tutte le prove che vuoi, io
vedere di trovare più fresco. Dentro un'oasi. Siamo qui a 4 km dell'oasi di lo scrivo qui sotto. Mubarak ci sta accompagnando alla caravanserraglio della casba di questo di questa oasi. C'è un piccolo museo ed è interessante da due foto che abbiamo visto. E niente, quindi ho detto, venite, vi accompagno. Carino perché è in mezzo al palmeto. Sì, ma poi guarda questo muro fatto in paglia. Muro fatto in paglia. Pensa a te. Strutturato anche. Bello. Questo è il caravanserraglio. Questo genere di fortificazioni davano un aiuto, sia un ristoro, a quelli che erano i viaggiatori. Quindi davano da bere agli animali e davano da mangiare e da dormire a chi viaggiava. E rifugiavano anche eventualmente da ladroni, e, insomma, cose brutte. No, è un codice segreto. Sì. È un codice. Trois, deux, quatre. Bienvenue. Questo è original? Sì, sì, original. Tre secoli, sì. Anios. Cristo, tre secoli, sì, anios. Tre secoli, tre secoli. Tre secoli, sì. Ecco qua. Ad una giù Italia. Aleikum salam. Aleikum salam. Maurizio. Habib. Habib. Wallahi, no. Maurizio. Maurizio. Oh, bienvenue, Maurizio. Grazie. Grazie. Marina. Bonjour. Marina. Soy bien, Marina. Marina. Merci. Marhaba. Mubarak. Mubarak. Wallahi, la Maurizio, ça va? Oui, ça va, ça va. Alhamdulillah, soy bienvenue. Merci beaucoup. Oui, oui, soyez bienvenue. Isat Gaspar, il a 350 ans. Lâche la Gaspar. Oui. Isat Gaspar, l'époque, c'est un peu pour les caravaniers. Tous les caravaniers, l'époque, viennent ici pour faire le troc. Oui. Dans l'oasis. Oui. Et le jubji, quand tu as vu, c'est le jubji nomade et Touareg. OK. Oui, ça, c'est le plus ancien sel dromadaire. Ah, okay. Les selles des dromadaires. C'est le sel dromadaire, oui, madame. Et ça, c'est pour marquer dromadaire. Ah oui. Maurizio? Ah oui, comme ça, oui. Oui? Oui, ça c'est pour ramasser les figues babaï. Pour vous? Cactus, cactus. Ah, per i fichi, per prendere i fichi d'India. Così le jardin, pour le jardin. Moi un tour, et toi un tour, toi un tour, toi un tour. Ça y est, fini mon tour. Allez le temps de Maurizio. Ah, per l'acqua. Per i turni, per fare i turni. Era una specie di clessidra fatta d'acqua. Sì, sì. Ok? Per riuscire a calcolare i turni per prendere l'acqua. Fa vedere. L'appoggiavi, col peso andava giù e usciva l'acqua, sì, di qua, e quando si riempiva tu avevi finito, sì, il tuo, no, tempo. Mettevi così. Piano piano. Allora chiedo amore su. Questa è una novità, una clessidra ad acqua. Mai vista. Bello, bello. Le sfide di Sahara, c'è la mer. Oui. Allora li sono all'epoca le tuare che trovano le vertebre della balena. E nella Sahara? Della Sahara, perché la Sahara, il suar di Sahara, c'è la mer all'epoca. Oui, oui, oui. Allora li sono all'epoca che trovano. Quindi quello lì è un osso di balena trovato nel Sahara, perché all'epoca c'erano. Sì. In mezzo del deserto. Questa è la mashwa di Roca. Questa è le cadna, può fermare la porta. Oui. Oui. La sonnette con le porte aussi. Ça c'est pour la femme et ça c'est pour l'homme. Oui, pour la femme et pour l'homme aussi. Oui, si, c'est pas la même leçon. Ah. Ah oui, ça c'est pour l'homme et ça c'est pour la femme, pour la mujer. Sì, 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 sì. Cioè, avevano dei battacchi differenti, con dei suoni differenti per gli uomini e per le donne. Oui. Et ça c'est à l'époque pour transporter le sel, per avanti, pour transporter le sel. Sale. Ah, per il sale, sacco di sale. Ah, per le sale, con le sale. Sì. Oh, la posta. Per la posta, la Maroc le poste, le poste marocchine. E sa, sì, è la valigia. La valigia? La valigia, può mettere le vêtements, sì, la prima Samsonette.
Samsonette. La prima Samsonette. Stasera guardiamo, stasera pare staccare. E noi apre il contenitore del deserto. Pare Dakar. Ah, bello questo. La Parigi Dakar. Dove passava... Questa era la cartina originale della Parigi Dakar. Bellissima questa. Bene. Stasera il gruppo Gepard che viene dall'Algeria, che viene su, Gullimippo e la Troc. Cos'era questo qua? Il gruppo di? Gruppo Gribat. Gribat? Gribat, siamo una tribù. Ah, una tribù, ok, si chiama Gribat. Siamo tribù. 1300 tende? Ti vieni tente? Qui? Qui, la big... Big tribù. Big tribù. Mi sa se è mio padre. Tuo padre? Questo fa online, muore su online. Tuo padre che sta là? Mi sa se è il freddo mio padre. Ah. Poi siamo un po' di palmi. E sono origine? Originale, sì. C'è originale, tutto il soffitto fatto di bambù. Soffitto, di panni. Poi, qui? Paris Dakar. Paris Dakar. Paris Dakar. Ah, là, le gomme sono. Le gomme per la Paris Dakar. Sono le gomme della Parigi Dakar che hanno fatto dei secchielli. Ma dai! Questo sì che recupero. E questo invece guarda per fare il tagine. Ai cerchi. Chissà se poi la gomma della Paris Dakar. Cioè tutti gli scarti delle gomme che buttavano a Parigi Dakar lo recuperavano e facevano attrezzi. Ho fatto la pista te. Giusto. Tutta la merda gli ho lasciato qua. Permesso. Wow, che bella. Allah yakhirt. Merhaba, merhaba, mali bli jabku, merhaba, shkantu mali. La ilaha illallah. Wallahi. Che pace. Siamo in un'oasi. Bello questo posto, no? Autentico, questo sicuramente. Allora, vi spieghiamo cosa è successo nelle ultime due ore. Ci siamo fermati in un paese abbastanza famoso perché ospita un'oasi. E ci siamo buttati lì perché avendo 40 gradi dovevamo cercare l'ombra. Mentre eravamo lì all'ombra, accerchiati da bambini, che hanno poi fatto degli ottimi disegni, è arrivato anche il signore e mi ha detto: ma non sapete che qua c'è un caravanserrai? No, e vi accompagno io. E ci ha accompagnato. E dentro, appunto, avete visto le immagini, c'è tutta la storia praticamente di questo posto, con tutti gli strumenti originali, e molti non li abbiamo filmati perché sono veramente tanti. Era anche molto buio, quindi non si vedrà tantissimo, però fondamentalmente è la storia del deserto, dagli animali a quello che facevano, come vivevano. Sì, la loro vita rurale, e questo appunto era sia per dare supporto a tutte le caravane di Tuareg, addirittura ci ha fatto vedere delle foto dove c'erano 1300 tende, quindi, cioè ragazzi, veramente tante persone che si muovevano, che all'epoca appunto avevano bisogno di questi punti di ristoro per gli animali, per l'acqua e per tutta una serie di cose. E ovviamente barattavano, quindi molti degli strumenti che c'erano lì dentro sono frutto appunto dei baratti antichi. E ci sono molti strumenti simili anche ai nostri, che usano per lavorare la terra piuttosto che, e alcuni altri molto più particolari. Addirittura nel deserto hanno barattato come delle ossa di balena, perché all'epoca il deserto era mare e quindi hanno trovato questo osso della vertebra di una balena ed era lì, completamente gestito da questa persona che con un'offerta, che poi sono 25 dirham a testa, 2 euro, ok? 2 euro e 10, lui mantiene questo posto, lo ristruttura e dà insomma la possibilità di vivere e vedere quello che era un po' la vita del passato. Adesso vi facciamo vedere una cosa, perché i bambini ci hanno regalato la loro arte. Oh mamma! Com'è andata questa storia? C'erano questi bambini curiosi che guardavano un po' dentro, un po' si nascondevano. Allora io cosa ho fatto? Ho preso un gessetto, ho chiuso la porta da dentro, ho scritto bonjour. Ho aperto la porta e loro si sono tutti quanti messi a ridere, a sorridere, e hanno voluto ovviamente scrivere delle cose, ognuno di loro ha cercato di arrampicarsi sugli scalini, e quindi mi hanno cominciato a scrivere i loro nomi, fare dei disegni. Anche l'arabo. Molto carini, sì. A un certo punto la più grandina, che aiutava anche gli altri a scrivere, ha scritto Marina più Hayat uguale love. Sono stati veramente molto molto carini. Nel nostro viaggio, oltre a farvi vedere magari delle strade pallose, magari dei monumenti che potreste vedere in cartolina, sì, però vi regaliamo anche delle emozioni. Perché no? Vieni amore, che ti porto nell'oasi. Qua è così, natura, non è che si mettono a curarle come a Marbella.
Abbiamo la fortuna di dormire qui stanotte, siamo proprio all'interno dell'oasi. La pensavo più verde, qui sotto c'era il fiume, o meglio c'è il fiume. In questo caso non c'è. O meglio, c'è un regagnolo d'acqua continuo, che sono dei piccoli canali che comunque convogliano l'acqua, il fiume comunque sotto c'è. È iniziato a arrivare un'arietta da circa 30 minuti fresca, che spero ci faccia dormire questa notte. E adesso ce ne andiamo al camper, e anzi adesso glielo dico. Ragazzi, io ho trovato il nome al camper, e ho deciso che si chiamerà così. Ce lo dico. Si chiama Bruto. Perché è brutto, perché è quadrato come la faccia di Bruto di Braccio di Ferro, e perché a me piace. Però, sempre chiamato Bruto dal primo giorno in cui l'hai preso. Vabbè, però Marino non voleva far chiamare così finché... Non mi piaceva, volevo cercare un altro nome, ma alla fine se il nome non viene già di suo e ti viene solo quello, quello è. Se lo vedete, è brutto in tutti i sensi. Secondo me non ci stava, però ormai Mauri lo chiama così. Brutto, per me è brutto, C'è anche il suo tag per in caso di smarrimento, che il suo nome c'è scritto Bruto. Quindi... chiamato Bruto anche lì. Esatto. Comunque il Tuareg che ci ha fatto la visita guidata ha detto che se abbiamo anche noi un caravan siamo nomadi. È vero. Beh, ci ha stretto la mano. E poi io ho detto guarda che io veramente non ho la casa. Mi fa allora fratello. È vero. Mi ha detto nomadi moderni. Nomadi c'ha ragione. Moderni, vero. Ci ha chiamati così. Buongiorno ragazzuoli, mi metto già all'ombra di Bruto, che adesso sapete come si chiama, ed è una giornata nuova perché fa un caldo dell'ostia. È stata una notte stupenda in mezzo a quest'oasi, perché è stato veramente tranquillo, il paese è ospitale, però veramente i bambini sono stati gentilissimi. Ieri sera si sono svegliati alle 3 di notte, non tanto per il caldo, anzi per assurdo questa notte è sceso a 14 gradi, quindi aveva levato piumone tutto e alla fine avevamo freddo, ma ci siamo svegliati perché avevamo fame, che ieri dal caldo avevamo mangiato veramente poco, abbiamo spizzicato qualcosa e ci siamo rimessi a dormire. Diciamo che quello che adesso ci ha svegliato sono già i 27-28 gradi e sta salendo così, fa quasi un grado ogni 10 minuti, quindi scappiamo. E usciamo dalla nostra oasi, ecco qua quando piove, non so quando, ma se piove ci sono i segni, secondo me è tutto completamente fango argilloso, proprio di quelli belli spessi, cioè si vede quanti impianti proprio. L'obiettivo di oggi è trovare un meccanico, perché non arriviamo fino a Zagora con questa perdita d'olio, o meglio ci arriveremmo anche, ma preferiamo risolverla prima visto che siamo ancora nei pressi di una grande città, quindi vediamo di arrivare a Guelmim e andare da un meccanico, uno a caso che ha scelto Mauri su Google Maps, quindi poi se non è bravo sono cazzi suoi. Il problema è che a Guelmim non c'è nemmeno un albero, e per quello che ieri siamo scappati in questa oasi. L'escursione termica è stata fortissima, posso farvi vedere adesso in sovraimpressione. Ho salvataggio ogni giorno della massima e della minima. Ieri siamo passati da una massima di 40 gradi a una minima di 14 stanotte. Tanta roba. Cerchiamo di farvi capire cosa sta succedendo. La pressione dell'olio. Speriamo insomma che riescano a trovare il pezzo. Un carro funebre. Impossibile trovare un pezzo nuovo. E invece è rotto proprio qua. Devo andare dal sole perché già mi giro la testa. Da cambiare che perde anche di qua. È proprio crepato la parte esterna. Vedete qua i lavori si fanno in mezzo alla strada. Io mi sto sciogliendo. Comunque, il Tuareg che ci ha fatto la visita guidata... No, dai, Mauri. Se segui il fiume, fai il tonno, anzi no, il salmone. Sì, è il salmone che risale. 14, 15... Mi raccomando, non addormentatevi, eh.